Luca Torre. Nicola Casagrande. Allora, eccoci. Nicola Casagrande, laureato in economia. Sì. Hai studiato all'estero? Sì, prima triennale specialistica a Roma e poi ho fatto un master in marketing e mercati globali alla LSE di Londra. Hai capito? Quindi parli inglese? E francese, sì. Ok. Allora Nicola, la nostra è un'azienda internazionale e per noi è fondamentale la tempistica delle consegne. Perfetto, io ho già lavorato come project manager in un'azienda di Londra. Ah, in che campo? Logistica. Noi lavoriamo nel lusso. Hai qualche esperienza? No, nel lusso no. Però durante il master ho fatto un corso sull'import-export dei mercati asiatici. Beh, alcuni nostri clienti, piccole imprese dei paesi asiatici, sì, sono nostri clienti. Allora, vediamo un attimo. Io leggo che tu hai già avuto una discreta esperienza lavorativa. Sì, sempre in posizione junior. Che posizione? Junior, come assistente, ah, diciamo. Ok. Senti, però leggo che il tuo ultimo lavoro risale a 2 anni fa circa. Sì. Eri ancora fuori? No, in realtà sono tornato proprio 2 anni fa, solo che non ho avuto molte occasioni lavorative. E come mai? Sa, è un periodo un po' difficile. Ho fatto vari colloqui. No, non cominciamo. In Italia il lavoro c'è. Ma no, non ti devi giustificare. Io lo capisco, non è colpa vostra. Ha viaggiato molto, ha fatto l'Erasmus. Una lunga vacanza. Erasmus, comunque. La verità è che vi siete abituati troppo bene. Mio marito è costretto a cambiare una segretaria al mese. Non vogliono lavorare. E poi ti dicono che sei vecchio. Il boom economico è il boom economico. Ma quale boom economico? Voi pensate che sia stato facile per noi? Il boom economico. Boom! No, se c'è stato. Perché c'è stato qualcuno di noi che si è rimboccato le maniche. Ma questi vogliono fare l'influencer. Proprio quello. Toc toc, Facebook. E poi guardali lì come sono ridotti. La verità è che la nostra generazione ha fatto veramente schifo. Ma basta, basta! Avevate il benessere, le pensioni garantite! Eravate tra i più grandi risparmiatori al mondo! E allora la domanda sorge spontanea. Sti risparmi, dove sono finiti? Dove sono finiti? Dove sono finiti? Cosa hai detto, scusa? No, niente, scusi. Allora, Luciano, che facciamo? È certo che il ragazzo ha un curriculum impeccabile. Impeccabile? Nicola. Assunto.